Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova conferenza che si tiene qui all'Audonicon di Skanderborg in Danimarca. E siamo qui accompagnati siamo qui accompagnati dal pianoforte a cui abbiamo Antonio e da questi disegni alla lavagna col gesso fatti da Caterina. Quindi con questa conferenza vogliamo inaugurare anche un nuovo modo, un'iniziativa sperimentale per portare l'antroposofia. Quando siamo venuti qui all'Audonicon la prima volta a luglio, abbiamo sperimentato una forte unione con gli impulsi che hanno animato la fondazione dell'Audonicon stesso e siamo venuti per conoscere di più. E di conseguenza io, Antonio e Caterina abbiamo immaginato di poter contribuire tutti insieme all'atmosfera di questa conferenza, che appunto è stata intitolata La Via Rosa Croce all'armonia cosmica, proprio perché è un'armonia che è venuta a crearsi tra noi, con la musica, con le parole, con le immagini. Dal punto di vista cosmico, ci troviamo nella fine delle forze dell'estate. Siamo sotto la costellazione della Vergine, le forze della Vergine. Queste forze sono quelle della maturazione dei frutti, del portare a compimento un processo di fruttificazione e maturazione. E nelle forze della Vergine si è anche la mietitura. Arriviamo a mietere il frutto dei precedenti sforzi e possiamo piantare un seme nuovo per il futuro. Domani, 14 settembre, dal punto di vista del calendario liturgico cristiano, è la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Questa festa risale al ritrovamento della vera croce da parte di Elena, la madre di Costantino, nel 327, proprio il 14 settembre. E di conseguenza, come sapete, nell'ambito della scienza dello spirito antroposofica è necessario rinnovare quelli che sono i ritmi e le festività che sono stati istituiti nel corso della storia. Quindi come poter rinnovare l'esaltazione della Santa Croce? Qual è la caratteristica fondamentale che distingue la via della croce, la croce della sofferenza, la croce del Golgota, da quella invece della rosa croce, della croce sulla quale sono sbocciate le rose? La differenza sta proprio nell'idea che viene portata dal fiorire delle rose sulla croce. E questa via della rosa croce è la via dell'armonia cosmica. Vedremo infatti in questa conferenza come dalla croce della sofferenza, dei patimenti, dalla croce del Golgota, che commemora il momento in cui il Cristo ha sperimentato la morte dentro il corpo di Gesù di Nazareth, sia nella Via Rosa Croce al momento della nascita dell'Io sono nell'uomo, del Cristo entro l'uomo, del Cristo entro la terra. E allora la Via Rosa Croce diventa una via che conduce a ciò che vive nel cosmo, a ciò che vive in testa nell'armonia del cosmo. Thank you.
L'uomo vive intessendo in sfere cosmiche, ma finché l'uomo vive entro quello che è il corpo fisico sensibile, le percezioni sensorie, non è in grado di riconoscere che esistono superiori sfere cosmiche. La via della Rosa Croce è una via che conduce a sperimentare le superiori sfere cosmiche. Secondo una serie di 7 stadi che ora vedremo. L'uomo, come sapete, è un insieme che può essere armonico o disarmonico di corpi. L'uomo deriva dall'antico Saturno, la sfera che noi ritroviamo più distante dalla nostra, un corpo fisico. Che ha avuto 4 metamorfosi e diventa solido solamente nella 4ª metamorfosi sulla Terra. Dall'antico Sole riceve la vita al corpo eterico, che ha 3 metamorfosi, e sulla Terra dà la vita al corpo fisico. Dall'antica Luna acquisisce una sua propria animicità, il corpo astrale. E questo ha 2 metamorfosi. E nella Terra il corpo astrale si immette nella vita umana e genera uno spazio interiore dove sperimenta se stesso in sentimenti ed emozioni. È solo sulla Terra, però, che l'uomo diventa davvero se stesso, chi è chiamato a divenire, diventa un io. E questo io si inserisce in questa corporeità del corpo astrale, eterico e fisico e viene nell'incarnazione. E una volta che questa luce dell'io si trova nell'incarnazione, dimentica l'origine spirituale da cui è scaturito. E dunque, Rudolf Steiner, attraverso la sua opera di rinnovamento della Via Rosa Croce, ha portato la possibilità di far ricordare a quell'io che alberga nel corpo fisico dell'uomo di poter ritornare a quelle sfere cosmiche. Abbiamo dunque, come dicevamo, la sfera della Terra. La sfera della Luna. La sfera del Sole, e la sfera di Saturno. Queste sfere sono l'immagine che le metamorfosi della Terra hanno impresso nel cosmo.
dall'antico Saturno con il suo limite, la sfera di Saturno, oltre la quale sta lo zodiaco, qui rappresentato dai nostri quattro cherubini, l'angelo dell'acquario, il toro, il leone e l'aquila, la trasformazione dello scorpione. Scendendo, troviamo la sfera di Giove, la sfera di Marte. Queste tre sfere cosmiche superiori, cosiddetti pianeti soprasolari, sono collegati appunto a queste distanze cosmiche, oltre la sfera del Sole al quale l'uomo attraverso l'io appartiene. Abbiamo poi la sfera del Sole, questa sfera che in se stessa è triplice. Abbiamo quindi tre soli. Un mistero che qui non possiamo approfondire, ma possiamo accennare al fatto che il Sole sia triplice. Abbiamo un Sole spirituale, il più vicino ai pianeti soprasolari. Abbiamo un Sole animico al centro e un Sole eterico, vitale, più vicino invece alla sfera dei pianeti sottosolari. E poi abbiamo quella che abbiamo chiamato appunto la sfera dell'anima, la sfera che è legata alla metamorfosi dell'antica luna, in cui vi sono Venere, Mercurio, è la sfera della Luna stessa che circonda la Terra. Come vedete, quindi, ognuna di queste metamorfosi della Terra ha lasciato tre sfere, nel suo avvicinamento a quella che è la sfera della Terra. Allora, immaginando anche lo sviluppo, possiamo parlare dell'antico Saturno. Dell'antico Sole. Dell'antica Luna. E della Terra attuale, quella che è una prima metà. La Terra Marte, una seconda metà. La Terra Mercurio. Allora qui possiamo immaginare anche uno sviluppo da quello che le gerarchie originariamente hanno donato, dall'antico Saturno, Sole, Luna, alla prima metà della Terra, a quello che attraverso l'io attraverso questo lavoro di spiritualizzazione della Terra porterà alle metamorfosi future. Il futuro Giove. La futura Venere. E il futuro Vulcano. Dunque, che cosa hanno donato gli dèi da ogni sfera? Cosa hanno donato le gerarchie da ogni sfera? Ricordiamoci che se la Via Rosa Croce vuole essere davvero una via all'armonia cosmica, così come dobbiamo conoscere il nostro passato,
ciò che è stato donato, solo attraverso il conoscere ciò che è stato donato dalle gerarchie all'uomo, è possibile trasformare questo dono in qualcosa che attraverso l'io può essere a sua volta donato dall'uomo al cosmo. Il cosmo ha donato all'uomo, l'uomo attraverso l'io ridona al cosmo. Da quella che era una saggezza cosmica, questa entra nella sfera dell'autocoscienza dell'uomo, l'autocoscienza, l'io la trasforma in amore coniugato alla libertà. Quindi dunque gli dèi, la gerarchia di Saturno, della sfera di Saturno, ha donato all'uomo il coraggio, la volontà. Il primo passo che gli dèi hanno fatto verso l'uomo è quello di un atto di coraggio. E attraverso l'atto di coraggio della creazione stessa dell'uomo hanno infuso una volontà, un coraggio nell'uomo stesso. Questi sono i troni, gli spiriti della volontà, che donano se stessi con coraggio all'uomo. Veniamo a questa sostanza infuocata che viene donata dai troni. Questa viene colta dagli spiriti di Giove, le dominazioni, gli spiriti della saggezza, che quindi dispongono questa sostanza con saggezza. Gli viene data una disposizione interna, questa sostanza che viene donata con coraggio. Ma non è ancora tutto, perché queste gerarchie elevate dei pianeti soprasolari, cioè che stanno sopra il Sole, dovevano aggiungere anche un impulso alla direzione, un impulso al movimento. Uno scopo. E così le virtù, come il nome stesso, sono tutt'uno con la virtù, sono l'impulso allo scopo, al portare il movimento alla sua destinazione. A dare il massimo di quello che è stato dato. Ma nella volontà, nella saggezza e nel movimento mancava ancora un elemento centrale, quell'elemento che potesse davvero portare il coraggio, la saggezza e lo scopo ad essere, ad entrare in una forma. E questi spiriti furono gli Elohim che donarono la forma, il pensiero delle cose. Possiamo dire infatti anche una forma pensiero, portare una struttura interna a ciò che era stato donato con coraggio, disposto con saggezza e direzionato con uno scopo. E ciò che era stato così predisposto da questi dèi fu infuso di una qualità, di un colore, ovvero di quelli che chiamiamo
I sentimenti, l'emozione, era come se ancora mancasse qualcosa perché questo impulso soprasolare che era divenuto solare potesse avvicinarsi alla vita terrestre. Serviva una qualità di colore, una qualità che lo rendesse immediatamente percepibile all'immagine, un'immagine interiore. Questi furono gli spiriti della personalità, gli arcai, chiamati anche spiriti del tempo. Proprio perché legati a tutto ciò che vive nell'intestere nel tempo ed è eventualmente anche effimero, come appunto un'emozione, che nasce, vive, si consuma, ma in questo consumarsi irradia calore, irradia colore, dona una qualità a ciò che è stato sostanziato, disposto con saggezza, direzionato con scopo, formato col pensiero. E allora gli spiriti di Mercurio aggiunsero qualcosa di ulteriore, qualcosa che potesse permettere a tutto ciò che era stato donato fino a quel momento di fluire. Donarono un elemento di vita, una vita che intrinsecamente in se stessa si presenta, si autopresenta e vuole solo fluire. Questa vita che armonizza. Ciò che viceversa risulterebbe effimero, troppo effimero per essere apprezzato. E allora per avvicinarsi alla Terra manca ancora qualcosa che gli dèi poterono donare, che queste gerarchie angeliche poterono donare. La sfera della Luna, la sfera degli angeli, la sfera appunto dei figli della vita. Di quegli esseri che sono i discendenti di ciò che fa fluire la vita. La luna diede il nutrimento alla vita, alle emozioni, alle forme pensiero, al movimento, allo scopo, alla saggezza, alla volontà, al coraggio. Diede la sostanza. Il nutrimento che permette finalmente di nascere sulla terra. Dunque questo grandioso movimento di discesa verso la terra. Come ogni movimento di discesa è richiesta una risalita. Questa risalita avviene per il dono che è stato fatto durante il mistero del Golgotha. L'io, questo discendente degli Elohim, gli spiriti del sole,
Cristo fa sì che la terra possa diventare un nuovo sole, possa ritornare nella piena coscienza ai mondi superiori. Ed ecco quindi la nostra croce del Golgota. Sul quale il sangue del Redentore, il sangue eterizzato dallo spirito solare del Cristo, si effonde nell'aura terrestre. Attraverso un atto di amore. E allora tutto ciò che gli dèi hanno donato all'uomo per essere come è sulla terra può finalmente trasformarsi, metamorfosare. L'uomo comincia a diventare egli stesso donatore di qualcosa che sperimenta nelle profondità del suo essere, nel suo essere un io incarnato sulla terra. Può cominciare ad irradiare e non solo quindi a ricevere, ma anche a dare da se stesso. E allora comincia la risalita. E questa risalita nella via della Rosa Croce si compone di 7 stadi. Il primo stadio della risalita è quello che chiamiamo studio. Che cos'è lo studio Rosa Croce? Lo studio Rosa Croce è l'andare oltre l'apparenza della sostanza. Quello che viene sostanziato sulla terra è Maya, ma attraverso uno studio che sia anche uno studio colmo di devozione per ciò che si studia, per lo studiare appunto l'armonia cosmica, questo grande mistero del dono delle gerarchie, della disposizione dell'originario paradiso terrestre con gli animali, le piante, i minerali, lì cade questo velo della Maya, questo velo dell'illusione, e dunque lo studio diventa una compartecipazione devozionale all'oggetto di studio stesso. Quando l'oggetto di studio diventa anche un oggetto di devozione che colma interiormente l'anima di devozione, allora compare il secondo stadio della Via Rosa Croce, la conoscenza immaginativa. Conoscenza immaginativa permette di andare oltre quello che è la percezione fisico-sensibile. Nell'immagine che viene formata nell'interiorità fluisce questa vita cosmica. Si diventa compartecipi dell'operare in immagini delle gerarchie. E allora nella conoscenza immaginativa la natura diventa un simbolo. Tutta la natura, gli animali, i vegetali, i minerali, comincia a parlare dei mondi sovrasensibili. Quindi la conoscenza immaginativa è la capacità di andare nella natura e ritrovare un uomo che è scompaginato all'esterno dell'uomo stesso, di ritrovare quelle parti dell'uomo cosmico. Quelle parti che man mano sono state donate dalle gerarchie affinché l'uomo fosse
così come è un io in incarnazione sulla terra. E quando l'immagine, l'immagine interiore va scomparendo, si passa alla terza, al terzo stadio dell'iniziazione Rosa Croce, la conoscenza ispirativa. Nella conoscenza ispirativa non solo la natura, ma anche il cosmo acquisisce tutto quello che compare nel mondo stellare, nel mondo planetario, quindi quello che è la percezione cosmica al di sopra della Terra, diventa leggibile. Tutto quello che è la scrittura stellare diventa leggibile. La cosiddetta lettura della scrittura occulta. Quando si legge nella scrittura occulta, riconosciamo che il cosmo prova sentimenti come noi li proviamo. Ovviamente noi come esseri terrestri e il cosmo in una forma stellare, planetaria. Quindi questi sono i tre gradi della Via Rosa Croce che appartengono a quella che è la condizione dei doni che derivano dall'antica luna e di quelli che saranno conquistati pienamente nella coscienza nel futuro Giove. Di conseguenza qui avete ciò che è stato donato, il passato, ciò che noi ci ritroviamo già come uomini, e ciò che noi possiamo conquistare con uno sforzo pienamente cosciente della volontà, appellandoci a quelle forze che il Cristo ci ha donato, quell'io che si è incarnato. La scelta cosciente dello studiare la scienza dello spirito antroposofica, quella di entrare anche con l'elemento della devozione nello studio, nella conoscenza, di risalire alle immagini primordiali che vivono nella natura, di divenire capaci di leggere la scrittura occulta delle stelle e dei pianeti, la scrittura stellare. E passiamo quindi a un'altra sfera che abbiamo detto essere legata all'antico Sole, legata alla sfera del Sole, la sfera celeste, planetaria del Sole, ma che in se stessa è triplice e che nel futuro conduce alla sfera della futura Venere. Qui abbiamo il quarto stadio della Via Rosa Croce, la preparazione della pietra filosofale. La pietra filosofale, la principale, il fulcro di tutto quello che è stata la ricerca alchemica, l'alchimia in origine è tutt'uno con la Via Rosa Croce. Poi seguirono anche i cosiddetti soffiatori, che poi diventarono chimici, che persero l'ispirazione spirituale dietro a quello che erano le trasmutazioni alchemiche e cercavano solo chiaramente di fare l'oro. Ma gli alchimisti Rosa Croce cercavano la pietra filosofale. La pietra filosofale era qualcosa che era dovunque, quindi in ogni dove, di nessun valore, ma che poteva essere trasformata in qualcosa che era unico e di incalcolabile valore. Tutto ciò che gli alchimisti rosicrociani producevano come sottoprodotto delle trasmutazioni alchemiche era donato, era qualcosa che non era il loro scopo. Era qualcosa che poteva essere dato via. Ciò che loro interessava era poter raggiungere un certo stato interiore attraverso una trasmutazione.
Che cosa consisteva la preparazione della pietra filosofale? Consisteva in esercizi in cui l'aspetto dello studio li aveva preparati, quello immaginativo gli aveva permesso di vedere le immagini sovrasensibili, quello ispirativo di leggere la scrittura stellare e finalmente potevano respirare letteralmente con il respiro del cosmo, con la musica delle sfere. La preparazione della pietra filosofale era atta a trasformare il respiro del corpo umano. Da un respiro che, prendendo ossigeno, fonte di vita, donava fuori un veleno, in effetti, un'anidride carbonica, diventava qualcosa di sublimato. Da una respirazione che aveva una qualità appunto avvelenante per l'ambiente circostante, tendeva a diventare in forma anticipatoria qualcosa che, come una fotosintesi, donava ossigeno, donava nuovamente vita. E questa trasformazione era la trasformazione del carbonio, che è il fondamento di quello che è la chimica organica vera e propria dell'organismo umano, di tutti gli altri organismi viventi. Quindi il carbonio, questa sostanza che era in ogni dove, che non aveva alcun valore, un po' come il carbone, attraverso la ritmizzazione del respiro con l'armonia delle sfere, si accingeva a diventare qualcosa di altro, a trasmutare come il carbone a seconda di delle condizioni di temperatura e pressione, ad altissime pressioni e temperature, può metamorfosare in diamante. E allora la respirazione umana, da qualcosa che rigettava nell'ambiente veleno, diventava capace di donare vita. Questo respiro era espressione di tre stadi del pensiero, ed è qui che arriviamo a caratterizzare meglio questo triplice sole, questa sfera triplice del sole. Un pensare puro, liberato dai sensi, un pensare che era in grado di portare in sé del calore, un pensare nel quale la volontà era stata inserita al punto che non rifletteva più semplicemente dei pensieri morti, dei pensieri già pensati, ma era in grado di concentrarsi su un unico pensiero e svolgerlo dall'inizio alla fine in tutta la sua metamorfosi, in tutto il suo ciclo di sviluppo evolutivo. E allora da questo pensare che non è più legato alle percezioni sensore, che è in grado di concentrarsi, di infondere la volontà in un unico pensiero che diventa così cristallino, diventava un pensiero vivente. Un pensiero che intesseva nella vita stessa dei pensieri. Un pensiero che si ritrovava ad avere relazioni con altri pensieri. Da quello che era la concentrazione su un singolo pensiero infuso di volontà, si ritrovava ad essere un pensiero che si relazionava con altri pensieri puri. Si creava una vera e propria ecologia dei pensieri, delle relazioni tra pensieri. I pensieri cominciavano a presentarsi da se stessi e a comunicare quello che era la loro essenza. E poi quando queste relazioni viventi si estendevano al di fuori di quella che era la sfera terrestre, quindi delle relazioni esistenti come esseri incarnati sulla Terra, si collegava a quello che era l'agire dei pianeti e dello zodiaco e diveniva così un pensare cosmico. Un pensare che ci avvicina a quella che è la sfera
le sfere soprasolari. Quindi il cambiamento del pensiero da pura vivente cosmico cambiava la respirazione, dal lavoro nella sfera del pensiero, che diventava sempre più ampio, capace di concentrazione in un punto e di espansione nella periferia e di respirare tra i due, cominciava ad agire nella sfera del ritmo, nella sfera della respirazione, della circolazione del cuore. E allora qui cominciava la trasformazione della respirazione come un'anticipazione della fotosintesi. E avveniva un altro passaggio. Dopo la preparazione della pietra filosofale, si entrava nella prima delle sfere soprasolari. E qui si aveva la corrispondenza. Tra micro e macrocosmo. In questa corrispondenza tra micro e macrocosmo si percepiva come l'uomo aveva preso in sé i suoi organi. Prima erano esseri che vivevano fuori di lui, che hanno impresso dentro la figura umana la loro azione e l'hanno resa organo dell'uomo. Si comprendeva come, per esempio, il cervello proviene dalla sfera della luna, così come gli organi di riproduzione, come i polmoni sono legati alla sfera di Mercurio, i reni a quella di Venere, il cuore al sole, la laringe, la parola, a Marte, come anche la cistifellea, il fegato a Giove e la milza a Saturno, così come anche tutto il processo osseo. Si riusciva a trovare il cosmo dentro l'uomo e a trovare l'uomo al di fuori del cosmo. Non più solamente una conoscenza, ma era una vera e propria esperienza. Si sentiva tutto ciò che avveniva all'interno dell'uomo corrispondere a quello che veniva al di fuori e viceversa. Al punto che si arrivava allo stadio successivo, corrispondente alla sfera di Giove, alla vita nel macrocosmo. L'uomo diveniva tutt'uno con i cicli cosmici. L'uomo comprendeva come si era condensato da sfere cosmiche in una forma conchiusa in se stessa e come poteva nuovamente aprirsi per risalire alle altezze cosmiche. Finalmente era giunto a conoscere la saggezza che gli dèi avevano inserito nel suo essere. E allora nel momento in cui si aveva la corrispondenza tra il micro e il macrocosmo, in cui si fluiva nella vita nel macrocosmo, in questa totale corrispondenza dei ritmi di vita dell'uomo con i ritmi cosmici, si sperimentava un ultimo stadio, nel quale, a dir la verità, poco può essere detto, della beatitudine divina. Allora l'uomo era tutt'uno alla presenza degli dèi. Poteva stare come io innanzi ad altri io. E questo poteva essere fatto, come dicevamo, ricordiamolo,
Grazie alle forze dell'io, questo processo di risalita. Che trasforma l'antica luna nel futuro Giove, che trasforma l'antico sole nella futura Venere, e che trasforma l'antico Saturno nel futuro vulcano. E allora qui si delineava l'uomo, l'uomo come iniziato. Quello che nell'ambito del Rosa Croce veniva chiamato l'iniziato dello Spirito Santo. Allora vedete come quest'uomo era in effetti glorificato da quello che era stato il mistero del Golgota. Non era più una croce di sofferenza, era una croce che aveva portato alla liberazione, perché su di essa erano sbocciate le sette rose. Thank you.
Ed ecco quindi che questo iniziato dello Spirito Santo, questo vero Rosa Croce, in cui la rosa, le rose erano sbocciate sulla croce dell'essere umano, aveva quattro attributi, quattro facoltà che si sviluppavano dal suo essere tutt'uno con la beatitudine divina. Da quello che è la stella del toro. Riceveva il dono di portare la saggezza divina in parole, di esprimere la parola cosmica, la parola che risuonava nell'antica Atlantide e che nell'iniziato dello Spirito Santo risuonava nuovamente nell'atmosfera che veniva a crearsi attraverso le sue parole. Questo era il dono che proveniva dall'occhio del toro, la stella Aldebaran. Da Regulus, il cuore del leone. L'iniziato dello Spirito Santo riceveva la capacità di provare compassione e di donare amore a tutte le creature, all'uomo, agli animali, ai vegetali, ai minerali, di portare l'amore con la sua presenza del cuore ovunque fosse presente egli stesso. E dallo scorpione trasformato in aquila, da Antares, il cuore dello scorpione, riceveva una capacità di riprodurre delle forme divine, la capacità di portare la forma adatta agli spiriti per potersi manifestare nella realtà, una capacità creativa trasformata. E dall'angelo dell'acquario, portatore di anfora, dalla sua stella, Fomal Out, il vaso dell'acquario. Riceveva in dono
la capacità di camminare sulle impronte degli dèi, di camminare dove gli dèi stessi avevano calcato la terra, in modo che ogni suo passo lo conducesse esattamente dove aveva bisogno di essere, nel momento giusto, nel luogo giusto. È perché parlo io, ma non che io sento lui. All'inizio chiedeva altre cose. Questo iniziato dello Spirito Santo era tutt'uno con la beatitudine divina di questa armonia cosmica. Ed ecco quindi come noi oggi possiamo trasformare quella che ai nostri occhi può essere una croce di sofferenza, la croce sulla quale tutti noi veniamo ad essere crocifissi intorno ai 33 anni, la nostra biografia, sul quale ci ritroviamo a dover compiere delle scelte difficili, a dover vivere dei traumi, dover vivere delle situazioni drammatiche che improvvisamente, intorno ai 33 anni, può essere un po' prima per alcuni, un po' dopo per altri, ma in questo fatidico quinto settennio ci ritroviamo a vivere. E allora, se una via esteriore al cristianesimo ci conduce al massimo alla croce della sofferenza, noi sappiamo che la via Rosa Croce ci conduce oltre. Da quella che è una esaltazione della Santa Croce, del momento della morte del Cristo, del corpo di Gesù di Nazareth, possiamo arrivare oltre a risollevarci da quello che sono le profondità dell'incarnazione verso le altezze cosmiche, attraversando tutte le sfere celesti. E questo è il messaggio che la via Rosa Croce porta all'uomo di oggi. Possiamo andare oltre la sofferenza. Nel superamento della sofferenza noi troviamo ciò che possiamo donare al mondo, ciò che possiamo restituire come atto creativo al prossimo, al mondo, ai regni della natura. E in questo atto di dono, in questo elevarsi ed ampliarsi della coscienza in sfere sempre più elevate, noi giungiamo ad essere tutt'uno con l'armonia cosmica. E quindi con questa immagine dell'uomo tutt'uno con il cosmo, dai doni ricevuti a ciò che possiamo donare, accompagnati da questa musica, dal pianoforte suonato da Antonio, e da queste meravigliose immagini dei quattro viventi e delle loro stelle.
Io vi ringrazio e sono felice di cominciare con tutti voi un nuovo anno all'insegna di tantissime iniziative, tantissime avventure nuove alla luce dell'antroposofia. Quindi io vi ringrazio per aver sostenuto il progetto Pleroma di Antonio Passarelli, per aver sostenuto tutte le nostre iniziative online ed in presenza e tutto quello che sta in mezzo. Perché davvero è solo attraverso di voi che noi possiamo portare l'antroposofia in questi modi nuovi, solo attraverso il vostro sostegno. Quindi noi vi ringraziamo e vi promettiamo che vi porteremo ancora altre iniziative, altri nuovi esperimenti, nuove avventure. Quindi grazie per tutto quello che avete donato e noi cercheremo di donare ancora di più per quanto ci è possibile. E chiunque ovviamente avesse anche delle idee, chiunque avesse delle iniziative da proporre, noi siamo sempre disponibili, come vedete anche questa conferenza è sperimentale. Quindi in questa cornice vi ringrazio e vi lasciamo a questa immagine cosmica accompagnati dal pianoforte. Quindi grazie, grazie davvero a tutti. Grazie. Thank you.